Oggi mi trovo nella città di Ivrea, in Piemonte, per scoprire il santuario di Monte Stella, affascinante luogo di interesse storico di questa famosa cittadina piemontese. Il santuario si può raggiungere a piedi o in macchina, a seconda delle preferenze. A piedi si arriva attraverso la Via Crucis ed infine giungendo nella piazza del santuario. È difficile definire in maniera certa le precise origini del santuario, soprattutto per la mancanza di documentazione storica. È praticamente certo che questo era un monte sacro già in epoche precristiane, quindi epoche romane e preromane. Dopotutto Ivrea, ai tempi Eporedia, è una città dalla storia antichissima che venne fondata ben prima dell'arrivo del cristianesimo. Nascita del santuario si può collocare con dei voti effettuati durante la pestilenza che colpì Ivrea nel 1585, un flagello che decimò la popolazione. Fu così che nel 1627 un nobile abitante di Ivrea, un certo Giovanni Robiola, con mezzi propri attraverso varie elemosine raccolte in città, fece costruire una piccola cappella. Questa piccola cappella divenne molto popolare tra i fedeli. Visto e considerato quanto la pestilenza fu sentita tra la gente del luogo, pertanto in poco tempo la cappella venne nominata con il titolo di Madonna del Monte Stella. Era un edificio molto modesto e malgrado ciò molto amato. Nel 1658 la chiesetta venne notevolmente ampliata, diventando un punto centrale della vita religiosa di migliaia di persone e continuando ad essere meta di pellegrinaggio per tutti i secoli successivi. La Via Crucis venne aggiunta nel 1839 e venne effettuato un corposo restauro nel 1874. Durante il giubileo episcopale del 1923 vennero effettuati notevoli ingrandimenti del santuario, con aggiunte di intere porzioni della chiesa. È impossibile in pochi minuti descrivere minuziosamente secoli di storia. Tempio che esprime in maniera semplice e concreta una devozione millenaria, un santuario canavesano ricco di significato, pace e sacralità, che può essere una meta tranquilla ed interessante per chiunque cerchi qualche attimo di pace.